Allora, bentornati. Facciamo innanzitutto un breve screening del vecchio incontro, perché oggi dovremmo terminare, se non proprio del tutto, la seconda parte del Vangelo di San Luca, cioè precisamente abbiamo visto due volte fa la predicazione al ministero di Gesù, quindi scorrono le slides, predicazione del Battista, battesimo di Gesù, genealogia di Luca e tentazione del deserto. La volta scorsa invece abbiamo cominciato ad approfondire il ministero di Gesù in Galilea, che è la prima grande sezione delle due grandi parti del Vangelo di Luca, e quindi abbiamo visto il discorso nella sinagoga di Nazareth, quello che poi abbiamo visto nelle ultime due domeniche, ecco, nella messa domenicale, no? E a Cafarno c'è la giornata tipo di Gesù, e la chiamata dei primi quattro discepoli, Vangelo di domenica scorsa, se vi ricordate, e i miracoli del lebbroso e del paralitico, la chiamata di Levi, e la discussione sul digiuno, tutte queste cose le abbiamo viste nella scorsa puntata. Poi il discorso sulla legge, fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge, con le spighe strappate, la guarigione dell'uomo della mano nel lì del giorno di sabato e la chiamata dei dodici. Ci siamo fermati la volta scorsa perché vi ho detto, insomma, questo è un capolavoro veramente straordinario del Vangelo e merita tutta la calma possibile. Infatti adesso ce l'andiamo a leggere con calma, ce lo gustiamo. Anche questo la liturgia ce lo proporrà, credo, già a partire da domenica prossima, se non vado errato, ma questo ce lo centellinerà in tre domeniche, quindi, perché è un Vangelo talmente profondo e talmente bello che adesso non lo so quanto tempo ci metteremo a leggerlo e a commentarlo, che è il discorso inaugurale nel luogo pianeggiante. Praticamente, se ci ricordiamo il Vangelo di Matteo ci sono le beatitudini e poi il lungo discorso della montagna, si chiama così, no? Luca lo colloca, c'è una piccola introduzione, in un luogo pianeggiante. Perché? Questi sono, diciamo così, artifici letterari che fanno anche comprendere i destinatari dei discorsi. È presumibile che storicamente Gesù ne abbia fatti due di discorsi dello stesso tenore, no? Però vi ricordate, Matteo scrive agli ebrei, quindi Gesù è il nuovo Mosè, dove ha ricevuto i 10 comandamenti Mosè? Sul monte di Sinai. E quindi dove fa Gesù il discorso, dove promulga la nuova legge, dice: io non sono venuto ad abolire Mosè, ma a dare compimento, il discorso della montagna. Quindi Gesù si siede in cattedra, è lui il nuovo Mosè che promulga. E come mai in Luca invece sta in pianura? Perché mentre la montagna è il luogo dell'incontro con il Signore, la pianura è il luogo della perdizione. Quindi l'agropontino dove stiamo noi, siamo rovinati, la pianura è il luogo dove stanno i peccatori. Allora San Luca, teniamo sempre presente che Dio San Luca c'è San Paolo, ci presenta il Gesù che scende, quello che piace a Papa Francesco, no? Quindi che scende e che si va vicino ai peccatori, li va a trovare dove si trovano, quindi gli va incontro per tirarli fuori dai guai. E quindi questo discorso Gesù lo colloca, San Luca lo colloca nella pianura, perché è dietro la sua teologia. Questi sono piccoli particolari, però un incontro biblico, se possono dire, facciamo appunto degli incontri fatti apposta perché si possono cogliere alcune, diciamo, finezze, alcune sfumature che magari in un'omelia domenicale ci porterebbero troppo tempo, no? Quindi vediamo che le beatitudini di Luca sono anche leggermente differenti. Faccio un po' l'introduzione. Matteo propone 8 beatitudini: beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace e beati i perseguitati, quelli che quando li perseguiteranno sono del cielo. San Luca invece propone 4 beatitudini, vedremo: beati voi poveri, beati voi che ora siete nel pianto, vedremo, e 4 speculari maledizioni. Quindi propone la via del bene e la via del male. Riprende uno schema noto nella Sacra Scrittura in cui c'è l'altra faccia della medaglia, cioè se tu abbracci una via trovi la felicità, se tu abbracci
un'altra via, trovi un sacco di guai. Cioè, quando noi sentiremo dire guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione, non dobbiamo immaginarsi il Signore che sta lì a dire: attento tu, perché se sei ricco ti scalerò contro un sacco di guai. No, se tu percorri un certo percorso ti metti in un mare di guai, si dice anche nel nostro parlare comune. Cioè, se tu vai in una certa direzione, io ti avverto, vai incontro a un mare di guai. Poi, se vado incontro a un mare di guai, figlio mio, ti ho dato la libertà, abbiamo appena fatto l'omelia durante la messa di oggi, insomma, stavamo tanto bene nell'Eden, abbiamo preferito andarci una via in mezzo a un mare di guai. Allora, anzitutto gustiamo, perché questo, io quando leggo questo Vangelo, se potreste vedermi che volo come il mio San Giuseppe da Copertino, è il santo del 18 settembre, San Giuseppe da Copertino volava, andava in lievitazione e quando si emozionava o vedeva qualche strada della Madonna, veramente volava qualche subito. Se mi vedete volare qualche meno da terra, contate che il Vangelo, mi prendete la tonaca e mi rimettete seduto sulla sedia, perché questo è veramente un pezzo da artista, degno di Gesù. D'altro l'ha fatto lui, quindi. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era una gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Attenzione per esempio alla gente che è presente, faccio una piccola parentesi, venivano dalla Giudea e da Gerusalemme, ma anche da Tiro e Sidone. Tiro e Sidone non erano luoghi abitati dagli ebrei, ma erano luoghi abitati dai pagani. Quindi vedete ancora una volta qui, cioè il Gesù di Luca abbraccia tutti, va verso i pagani lontani, peccatori, cosa che per gli ebrei era una cosa alla quedente assolutamente impossibile. Ecco, questo è sempre questo, ecco, afflato. Tenete presente che è bello studiare tutti e quattro i Vangeli, perché dice, ma allora com'è? Gesù va per gli ebrei o va per i pagani? C'è ragione San Matteo, c'era ragione tutti e quattro. I padri dicevano il quadriforme Vangelo. Questo ci aiuta anche a noi, che molte volte siamo molto schematici nel vedere le cose, no? Cioè, ci sono tante cose da considerare prima di formulare giudizi, no? Bene, tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva le quattro beatitudini: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Facciamo una prima pausa perché questo è a spezzoni, e quindi primo, questo è un discorso molto molto bello e molto profondo. Gesù parla di poveri, di coloro che piangono, o meglio, poveri, coloro che hanno fame, coloro che piangono e quelli che sono perseguitati. Sono quattro beatitudini e quattro maledizioni, vedete? Mi torna sempre il numero 8, soltanto che a differenza di Matteo che fa 8 beatitudini, qui sono 4 beatitudini e 4 maledizioni. Il numero 4, voi tenete presente che è un numero importantissimo anche per noi, perché se voi ci fate attenzione, il numero 4 è il numero dei 4 punti cardinali, nord, sud, est e ovest. Attenzione, ma quando io dico, guardate bene che segno faccio, nord, sud, est e ovest, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io traccio anche un segno di croce molto significativo.
e, capite? E esclusa la piaga del cuore, Gesù è stato crocifisso alle mani e ai piedi, che sono quattro. Quindi significa che in queste beatitudini c'è sintetizzata il segreto della felicità totale o il segreto della disperazione totale. Cioè, se vuoi avere una vita piena di guai, ricordate la canzone di Vasco Rossi, no? Voglio una vita piena di guai. Allora, se vuoi una vita piena di guai, augurati che c'hai il sacco dei soldi. La vita piena di guai è un sacco dei soldi. Un sacco dei soldi. Oh, infatti, Vasco Rossi voleva una vita piena di guai. Secondo voi c'era un sacco dei soldi? La voglia che ce l'ha, no? Successo! Tutti gli uomini diranno bene di voi. Qui, capito? Ridi? La stolta. Ridi? Benissimo, d'accordo? Quindi. E sei sazio? Attenzione, no? Adesso decodifichiamo questi. Partiamo dal negativo, perché attenzione, chi è il ricco e chi è il povero? Proviamo un attimo a pensarci, no? Perché il cuore dell'uomo brama tanto le ricchezze? Cosa sono le ricchezze? Allora, il ricco fondamentalmente perché vuole i soldi? Perché con i soldi li trasforma in beni e in godimenti di questo mondo, uno. E secondo, perché nei soldi tu ci metti la tua sicurezza. Qualunque guai succede, c'ho i soldi, d'accordo? Mi posso in qualche modo proteggere. Ale, chi è il povero? Dove pone il povero la propria sicurezza? Non ce l'ha i soldi. Perché San Francesco era così tanto povero? Cosa voleva dimostrare a se stesso e al mondo? Che io la mia sicurezza la ripongo in Dio. Dio non mi farà mancare niente. Ah, oh, guardate che San Francesco i soldi manco li toccava, E San Francesco non è morto di fame, d'accordo? Di tutto è morto meno che di fame. E dove la cerco la felicità? Nei beni transitori di questo mondo o altrove? Sono cose molto profonde. E è proprio di un uomo far questa domanda, porsela. E ce la dobbiamo porre anche noi. Io dove penso che si trovi la felicità? Nel godermi il più possibile i beni e i piaceri della vita o altrove? Perché questo sono i soldi. Poi, cosa significa avere fame o essere sazi? No? Avere fame. San Matteo dice, beati voi che avete fame e sete della giustizia, perché sarete saziati. E invece chi è sazio? Chi è sazio è quello che pensa di non avere bisogno di niente, di nessuno, sta bene come sta. Chi ha fame invece, sapete che la fame è un bisogno primordiale, Gesù non è, cioè, intelligente, quindi non usa delle metafore così, è uno che sta in ricerca. Cioè, la fame e la sete della giustizia di cui parla San Matteo, la grande fame che tutti dovremmo avere, è la fame di verità, la fame di bene, la fame di pienezza, la fame di senso, quindi è il non accontentarci, pensate a tante prediche di Papa Francesco, di quello che ci abbiamo qui. Non puntare ad una vita al ribasso, ma puntare ad una vita in grande. Allora, se tu hai la faccia, come dire, rivolta verso la tua panza, che basta che c'è la panza piena e tutti i problemi sono risolti, vivrai una vita con un mare di guai. Se tu invece avrai la santa fame di Dio e di Lui, sarai ampiamente saziato. E come dicevamo nella domenica delle messe di questa sera, un piccolo anticipo di paradiso, il nostro Signore te lo darà qui. Voi dovete sapere, questo è noto a... Adesso vi faccio concepire nel cuore un po' di sogni e desideri proibiti. Voi sapete che ogni tanto appare la Madonna, c'è stata la Madonna di Lourdes l'altro ieri, a Fatima, quelli sono gli episodi eclatanti. Ma nostro Signore, se uno comincia, cioè, ci sono tante vite di santi, loro avevano i contatti privati con nostro Signore, non li sa nessuno, non sono mai stati resi pubblici, perché? Perché erano affari loro, cioè perché nostro Signore non è, cioè quando ti fa una promessa poi la mette in pratica. Non è detto che una persona che cerchi tanto il Signore abbia chissà quali grandi esperienze, ma non è affatto escluso, vi posso assicurare, insomma, cioè, che il nostro Signore fa tante piccole gentilezze, piccole,
piccole piccole, poi si farà riconoscere, oppure anche un pochino più grandi. Sono cose che non saprà mai nessuno, perché non lo sa semplicemente il diretto interessato, ma quando l'asse della vita si sposta, questo signore è ben contento di farci qualche regalino, piccolino, non grandi cose, insomma, ma ce li fa. Quindi la adempi a questa promessa. Poi, beati voi che ora piangete perché riderete, e invece guai a chi ride perché sarà nel dolore e piangerà. Allora, voi sapete, no? Guarda, basta che guardiamo un po' in giro il cosiddetto jet set, il mondo dello spettacolo. Stanno tutti con i sorrisoni a 32 denti. E molta gente si pensa che tutti quelli che hanno i sorrisoni a 32 denti sono le persone più felici del mondo. Però un conto, noi abbiamo avuto in Italia un poeta, un po' un decadentista, no? Però Pirandello, Luigi Pirandello, che ha espresso in forma drammatica certe cose, no? Cioè le maschere che ci mettiamo davanti, un conto è l'apparenza di quello che sembra, un conto è la sostanza di quello che sei, perché molti di questi che hanno il sorrisone a 32 denti, quando vanno davanti alle telecamere, in televisione o al cinema, bisogna vedere poi come stanno la sera prima di andare a dormire. Lì non ci stanno le telecamere, lì i riflettori sono spenti. Vi assicuro che la stragrande maggioranza di queste persone che ride, prima di dormire piange. E molte persone che magari non appaiono nel jet set, d'accordo? Pensate per esempio alle grandi vite nascoste, anche qui io vi invito a leggere tanto, io ne ho letto tantissimi, insomma, ci sono delle esperienze meravigliose. Qualche giorno fa, per esempio, penso che è diventata abbastanza popolare dopo la canonizzazione, Santa Giuseppina Baghita, molti la conoscono. Una vita apparentemente disastrosa, cioè una via crucis, un'umiliazione, un nascondimento continuo, d'accordo? Però c'aveva un sorriso soltanto a vederla, Giuseppina Baghita, che ti rimetteva al mondo. Quindi capite, proprio la logica del Vangelo è quella: quanti pianti ha fatto. Qui c'è anche una grande verità, questo ve la dico anche, mo c'ho 47 anni, veramente, andiamo verso 48, dico sempre 47, comunque, siamo nel 2019, comunque, un po' per esperienza personale, un po' per tanta esperienza pastorale, con i tanti... Quando il Signore ci vuole far rinascere, ci fa passare attraverso grandi tribolazioni, grandi prove, grandi sofferenze. Quindi quando arrivano bisogna salutarle con grande gioia, perché dopo il Venerdì Santo, se lo vivi bene, attenzione, perché il valore non è la sofferenza, qui piangere non è una cosa bella, non è una cosa di per sé stessa bella, bisogna vedere come e perché si piange. Quindi se tu la prova e la sofferenza la vivi bene, ne rinasci completamente nuovo. Certo, se tu la vivi come molti, bestemmiando, lamentandoti e brontolando, soffri e non fa niente di buono, non c'è sta nessuna alba dopo la notte, continua a rimanere notte fonda a tempo indeterminato. E l'ultima cosa è la persecuzione. Attenzione, beati quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, attenzione, a causa del Figlio dell'uomo. Non è che parlano male perché ce lo meritiamo. Quindi, quando qualcuno parla male di noi, la prima cosa da fare, questo vi do un consiglio, lo faccio pure io quando sento le molte cose che si dicono spesso spontanee di me, ne ho dato adito a questo, c'è qualcosa che ho fatto che non andava, ma essere sinceri, mi sono comportato veramente male, anche nel poco, anche con una piccola cosa. E dobbiamo essere sinceri quando facciamo esame di coscienza. Ma delle volte tante cose ci vengono contro, inspiegabilmente, e questo è un mistero, ma neanche troppo un mistero, perché Gesù ha sempre detto, se hanno chiamato Beelzebul il padrone di casa, figuriamoci gli amici suoi, d'accordo? Perché c'è questo mistero che quando appare il Signore anche nella nostra vita, io lo dico sempre alle persone, anche alle persone che si avvicinano a Dio, appena ti avvicini a Dio
il diavolo fa il diavolo a 4, quindi cercherà di metterti i bastoni tra le ruote. Una delle cose che fa è questo, quindi ti solleva contro qualcuno o qualcosa. Grande è la vostra ricompensa nei cieli. Dei discepoli di Gesù il mondo dice male perché si comportano diversamente dal mondo. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi, quando tutti gli uomini mondani, perché? Perché se dicono bene di voi vuol dire che siete uguali a loro, e se siete uguali a loro certamente la vita che porta Gesù nel cuore non ce l'hai. Quindi non dobbiamo avere paura, ecco, noi dobbiamo fare in modo che non si dica male di noi per colpa nostra, questo mai, ma se dicono male di noi a causa di Gesù, benissimo, perdonando, pregando, adesso poi lo vedremo subito dopo come Gesù raccomanda di comportarsi. A voi che ascoltate, leggiamo il testo, attenzione, a voi che ascoltate, io dico, questa è la grande premessa, a voi che ascoltate. Ascoltate significa che credete che chi vi parla non parla a vanvera e siete disposti ad accogliere quello che vi dico, perché quello che sta per dire chiede un reset molto forte dei nostri modi comuni di pensare. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano, che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Da chiunque ti chiede, a chi prende le cose tue non richiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate anche voi a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e verso i malvagi. Capite? Qui Gesù, prima di dire alcune cose, sta facendo una rivelazione. Cioè, dice, guarda che alto. Ci sono due modi di vivere. C'è un modo celeste e un modo terrestre. C'è un vivere come vivono tutti e un vivere come insegna Gesù. Questo è, come dire, la piattaforma da cui queste parole devono essere udite. La parte centrale è: se tu vuoi bene uno che tu vuole bene, no, che ci vuole? Lo fanno pure i pagani, cioè i romani del tempo, i greci. Se tu presti soldi, ti presti soldi, ma perché tu poi me ricambierai, lo fanno anche i peccatori. Se tu fai del bene a quelli che ti fanno, sei buono a quelli che sono buoni con te, se sei cattivo a quelli che ti fanno del male, insomma, sei veramente. Questo lo fanno tutti. Qual è la cosa difficile? La cosa difficile è essere buono anche cattivo. La cosa del bene è fare, la cosa difficile è fare del bene a chi ti fa del male. Ecco, sono bellissimi gli esempi. Allora, amate i vostri nemici. Mi dico tante volte, ma come faccio a amare una persona? Qui Gesù non parla dell'amore di sentimento, non dice innamoratevi dei vostri nemici, perché innamorarsi di un nemico è impossibile. Cioè, io verso un nemico non posso, verso una persona che muore male, non posso concepire un sentimento di innamoramento. Più te vede meglio sto. No, se tu c'hai un nemico, ti viene da dire, come si dice a Roma, meno te vede meglio sto. Capito? Quindi non ti puoi innamorare di un nemico, d'accordo? Ecco, ma puoi amarlo soprannaturalmente. E c'è una figura retorica, perdonatemi se dico questa cosa, che è una parolaccia, no? Che si chiama tecnicamente, in retorica, endiadi, viene dal greco, endiadi significa una sola cosa in due. Quindi l'endiadi qui ci sta, cioè perché amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano è un endiadi, cioè dobbiamo intenderlo così, amate i vostri nemici, cioè il che significa non che ti innamori di loro, ma che fai del bene a chi ti odia.
Questo è possibile farlo. Se c'è qualcuno che ti vuole male, io ti faccio del bene, d'accordo? Nell'occasione, è possibile, ma anche la sciocchezza, te incontro e ti faccio un sorriso. Ci troviamo un collega di lavoro a mensa insieme, prendo la bottiglia dell'acqua e te la metto e ti metto verso un bicchiere d'acqua. Queste non sono una cosa di questo genere, un atto eroico, non è una cosa da niente. Dobbiamo pensare a chissà che cosa, di fare del bene, che te lo fagli. Questo ti trovi in difficoltà, so che c'è un problema, hai bisogno d'aiuto, me lo chiedi proprio tu, e te che problema c'è? Quindi. E poi specifica ancora. Come, chi sono i tuoi nemici? Sono quelli che ti fanno, sono quelli che ti odiano? Fagli del bene. Quelli che dicono male di te, va benissimo. Tu di bene di loro. Invece. Sapete, lo racconto sempre, c'era la storia di non mi ricordo quale santo, che dicevano: ah, se vuoi che quello ti parli bene, cerca di andare in giro a parlarne male, perché appena sai qualcuno ti parla male, comincia a farti tutte le lodi di questo mondo, d'accordo? Vero o verosimili? Comincia a dire tutti quanti i tuoi pregi in giro, per appena sai che tu hai detto qualcosa di male, ne dice tutti i colori di bene, d'accordo? Quindi è difficile questo qui, no? Poi c'è qualcuno che ti tratta male, che è un cafone, che è un villano, che è un arrogante, prega per me. Sono cose, vedete, sono cose molto molto concrete. A chi ti percuote sulla guancia porgi anche l'altra. Questo non, sapete che non è semplicemente il fatto materiale in sé, no? Ecco, certamente qui Gesù sta, come dire, certamente dando un insegnamento sulla cosiddetta non violenza. Noi ordinariamente non siamo violenti né con le mani né con la lingua, cioè nella Bibbia c'è scritto che Dio odia chi ama la violenza, quindi, cioè, questa è un'altra cosa che dobbiamo, capite, neanche, cioè, per noi figli di Dio la violenza non è lecita, neanche quando si tratta, come dire, di voler imporre per forza qualcosa, d'accordo? Perché Dio non è violento. Non, per violenza, la legittima difesa non si è mai discussa. No, non parlo dal punto di vista penale, parlo dal punto di vista essenzialmente proprio teologico. Allora, qui si parla di persone private, non sta facendo un discorso, cioè è chiaro che uno Stato deve avere l'esercito, deve avere la polizia, la pubblica sicurezza, da un punto di vista legale c'è la legittima difesa, eccetera. Qui Gesù parla di uno stile personale nel muoversi e nel relazionarsi, quindi è uno stile che ricalca lo stile divino, cioè il nostro Signore non si impone, non fa violenza a nessuna coscienza. Il nostro Signore si propone e interloquisce, cerca di persuaderti, ti si avvicina, ma ti lascia sempre libero. Quindi il malvagio non va vinto opponendo alla sua malvagità una malvagità uguale e contraria, ma va vinto col bene, come questo ci dice San Paolo. Non male contro male, ma bene contro male. Non si scende a livelli, mai. Come stile di vita del discepolo di Gesù, che per questo non si potrebbe, ripeto, applicare, altrimenti si cade nel cosiddetto fondamentalismo o integralismo, cioè dice: ah, allora andiamo a casa i poliziotti e i carabinieri, perché se vieni là a rubarmi io porgo l'altra guancia. Questi sono discorsi da fuori di testa. Non, ecco. Ringrazio Alessandro per la domanda, perché ho imparato nel corso degli anni che è sempre meglio dire una parola in più perché non sia travisato un concetto, piuttosto che uno in meno, con il rischio, insomma, che poi uno tragga indebite conseguenze da cose sante. Questo è uno stile che è quello che poi Gesù ha fatto durante la sua passione. Non è niente, basta studiarsi il libro della passione di Gesù, che è quello che ha fatto lui, e che è il modo con cui lui ha mostrato in sé che si vince il male. Quando diceva a chi ti prende la tunica e mantiene non rifiutare la tunica, sicuramente se c'era qualche ebreo che l'ascoltava zompava dalla sedia. Perché? Perché nel libro del Deuteronomio c'era una legge, la legge mosaica, sui pegni, perché i poveri avevano la tunica e il mantello, perché non soltanto col mantello si coprivano di giorno, ma il mantello era la coperta di notte, per cui se mi togli il mantello io muoio di freddo. E la legge mosaica diceva: se tu prendi come pegno il mantello del tuo prossimo, guarda che prima del tramonto del sole glielo devi restituire. C'è scritto nel Deuteronomio, perché se no questa notte si muore di freddo. Quindi
Figuriamoci, tu dici, chi ti toglie il mantello, lasciagli pure la tunica, capite? Proprio come stile, no? Ma pensiamo a alcuni grandissimi santi che questo l'hanno proprio vissuto alla lettera, proprio disarmando completamente tutto e tutti. E a volte anche dei testimoni, ci sono stati dei grandi del mondo, che pur non essendo cristiani, ecco perché dobbiamo sempre essere, non so, sono tutti quanti, no? Gandhi questa cosa l'ha messa in pratica, eh? Quindi tu puoi dire, ma lui era induista, tutto quello che te va, tutto quello che vuoi, capite? Però, ecco, l'ha messa in pratica, capite? Era come l'ultimo incontro con quei giovani che era uscito fuori il discorso di Socrate, cioè è chiaro che il cristianesimo e il cattolicesimo ha la pienezza della verità, ma il nostro Signore non si lascia legare le mani, perché quando c'è una santa coscienza, una santa anima, Gesù non disdegna di illuminarla, anche se è nata 400 anni prima di lui, 450, 500, come Socrate, o anche se è nata dopo di lui, ma non ha avuto modo di accostarsi alla pienezza della rivelazione che è il cristianesimo e al luogo dove vivono i pienamente beneficati, come siamo noi, che è la Chiesa, capite? E paradossalmente molti di questi ci vanno a fare anche, capite? Perché mica tutti i cristiani su questo argomento sono bravi e hanno le idee chiare, come per esempio ce l'aveva Mahatma Gandhi, capite? Questo non toglie, capite bene il senso di quello che uno sta dicendo, no? Ecco, cioè succede che molte volte noi che abbiamo la pienezza dei beni, e questo veramente per molti cattolici diventa fonte di esame di coscienza, manco sappiamo d'averla e ce ne quasi fischiamo, e gente poverina che magari arranca dentro una religione molto imperfetta, perché le religioni al di fuori del cristianesimo che vanno tutte rispettate, ma noi sappiamo, non possiamo imporlo al prossimo, cioè la differenza che c'è dal cristianesimo e dalle altre religioni è che noi abbiamo la pienezza della verità, del bene e dei mezzi di santità, ce l'abbiamo soltanto noi, non perché siamo più bravi, ma perché Gesù li ha depositati nel suo popolo, d'accordo? Allora, un poveraccio che non ha questa pienezza ha molte più difficoltà nel cammino, ha molte più difficoltà nel discernere il vero e il bene. Quindi il fatto che ci superi in qualche cosa deve essere fonte che ci faccia fare 5 minuti di vergogna, capite? Sapete come diceva mia madre a Roma, che diceva a Roma, chi c'ha il pane non c'ha i denti e chi c'ha i denti non c'ha il pane. Noi il pane ce l'abbiamo, molte volte i denti ce l'abbiamo. E molta gente che non c'ha il pane, non c'ha il pane vivo, non c'ha l'Eucaristia, non c'ha la parola, non c'ha il magistero, c'ha fame, la beatitudine di Gesù, e qualche cosa il nostro Signore gliela dà da mangiare, capite? Pure se sta al di fuori del luogo dove lui ha imbandito la pienezza del banchetto salvifico che sta dentro la Chiesa Cattolica, capite? Bene, e poi da chiunque ti chiede e a chi prende le cose del tue non chiederle indietro, questa capacità di stacco, capite? Se uno fa un prestito, vi ricordate del Totò, no? Che facciamo? Babbo morto, se te lo ridanno bene, se non te lo ridanno, amen, capito? Quindi quando fa un prestito, ci metti una pietra sopra, dici vai un prestito, facciamo finta che ho fatto una lemosina, capito? Perché questi sono piccoli gesti, ecco, e poi certamente queste cose, ripeto, non dobbiamo prenderle come delle mannaie sul collo, ma che me tocca fare, cioè qui c'è uno stile, e soprattutto questo stile poi diventa semplice se io mi faccio questa domanda: ma si campa meglio così o si campa peggio così? Perché qui c'è una beatitudine e un guai. Attenzione, non dobbiamo intendere questa cosa, allora se tu fai questo io ti benedirò, se tu fai quest'altro io ti maledirò, no, ma la via della povertà, la via del santo pianto, la via dell'accettare la persecuzione e la via della fame è la via della felicità, la via della ricchezza, la via del successo è la via dove devi trovare un mare di guai. Questo tu lo devi interiorizzare, dici, che penso io veramente, come mi confronto con questa cosa? Questa è un'altra cosa, che più tempo passa, è fondamentalissimo questa cosa qui. Io penso, che questa è un'opinione mia, lo specifico sempre qua, ma che il nostro Signore, quando ci troviamo dall'altra parte, siccome Lui ci tratta da persone intelligenti e libere, ci chiederà questo:
questo è il nostro dovere per imperativo, cioè tu ti devi confrontare con queste cose e farti un'opinione tua, sentendo bene, cioè, ma qual è la verità tra queste due strade? Perché sono sempre due le strade e dobbiamo scegliere per noi quella buona, il resto poi viene di conseguenza, no? Allora, poi passiamo alla terza sezione, altro capolavoro: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, una misura buona pigiata colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Questi passi del Vangelo penso che sappiate sono molto cari, e li cita spesso il nostro Santo Padre Papa Francesco, attualmente regnante, dico. Ecco, allora, sono molto importanti e vanno ben digeriti. Siate misericordioso come il Padre vostro è misericordioso. La misericordia è la compassione del cuore verso qualcuno che sta male. Se uno studia le sette opere di misericordia spirituale e corporale, cioè per esempio dici, essere misericordioso significa perdonare? Sì, ma molto altro ancora, perché perdonare le offese è una delle sette opere di misericordia spirituale. Cioè tutto il male che tu vedi nel fratello deve suscitare in te non sentimenti di sdegno, di astio, di rancore, di vendetta, ma di compassione e desiderio, per quanto puoi, di tirarlo fuori dai guai. Il perdono delle offese, allora, il peccatore, una persona che ti ha fatto del male o che ti sta facendo del male, è un infelice. Se ritorni alle cose precedenti, è una persona che sta in un mare di guai, perché una persona che fa il male o che ti ha fatto del male è infelice. Ma basta che le guardate in faccia, le persone che fanno del male sono castigo e morte a se stessi. Il mio perdono gli apre uno squarcio di vita, una possibilità di uscita dalla morte in cui si trova, se io glielo do. Le volte che ci arrabbiamo è umano, noi dobbiamo capire proprio profondamente queste cose. Certo, io conosco tanta gente, voi sapete che Papa Francesco, chiacchieratissimo, molte volte a Vanvera, lui stesso tante volte ha detto che a lui non piace la francescomania, che è diffusa, il culto della sua personalità. Lui sta semplicemente cercando di fare quello che può per testimoniare il Vangelo oggi e basta, d'accordo? E basta. Ma c'è gente che si riempie, come c'ha i suoi grandi denigratori, c'ha anche i suoi, cioè io conosco gente che c'ha la bocca piena di Papa Francesco, che si dovrebbe, che proprio le cose a cui più tiene Papa Francesco e che dice in continuazione è il suo pane quotidiano, cioè giudizi, condanne, maldicenze pubbliche, private, giudizi sprezzati, continuazione. Capito? Cioè dico, ma capite anche il confine che c'è tra il culto della personalità, perché la personalità, io mi schiero con, c'è una certa personalità dal punto di vista ideologico, perché ritengo che rappresenti certi tipi di valori, lo tirano da io, guardate che per capire questi giochi io ci ho messo un pochino di tempo, adesso però sono proprio chiarissimi, e non capiscono e non recepiscono il messaggio, perché se io penso che una certa persona interpreti una certa ideologia e quindi stia dalla mia parte, anche quando parla a me, non parla a me, parla agli altri. È terribile questa cosa. L'ideologia è una delle cose di cui parla tante volte Papa Francesco stesso, capite? La francescomania è ideologia, capite? Attaccarsi ad un singolo papa, chiunque sia, è ideologia. Perché noi siamo attaccati all'ufficio, non al papa, alla persona.
Ringraziamo il Signore per tutto il bene che ci porta. Preghiamo il Signore perché ogni Papa è un essere umano, non è un Padre Eterno sulla terra. Se c'è qualche limite o qualche difficoltà, lo sosteniamo con la nostra preghiera, ma con gratitudine, ma guardando sempre il nostro Signore dietro la persona. Ho fatto una predica un po' di tempo fa, anche dietro i preti, dietro i parroci. Se c'è qualcosa di buono, non va attaccata alla persona, perché se io faccio qualcosa di buono, non so io, è che il Padre Eterno mi ha dato alcuni doni che li metto a disposizione e basta, capite? Niente di più, niente di meno. Allora, la misericordia di cui ha tanto parlato Papa Francesco, bisogna capirla bene. Allora, il perdono delle offese, vi ricordate le sette opere di misericordia spirituale e corporale? Che le opere di misericordia spirituale, tra l'altro, sono ancora più importanti. Il perdono delle offese. Poi, insegnare agli ignoranti è un'opera di misericordia spirituale, un po' brutto come... Ma che significa? Cioè, quando una persona molte volte si comporta male, non è che si comporta male perché è una bestia, perché è cattiva, perché non si rende conto di tante cose. Allora, prima di sparare e puntare il dito, non dobbiamo sempre pensare, ma questo sta a fa male, ma poverino, forse non se ne rende conto. E se riesco a parlare, un giorno magari parlo senza mortificarlo, magari porto un discorso su una cosa che può aiutarlo a capire un qualcosa, è una grande misericordia. Perché se quello si comporta malamente senza saperlo, il comportamento cattivo fa male a lui e al prossimo, e questo manco lo sa. Quindi anziché sparare subito a zero, guarda che disgraziato, guarda che guarda come si comporta, povero, d'accordo? Poi c'è pregare Dio per i vivi e per i morti, pregate per quelli che vi trattano male, c'era l'ultima cosa che ha detto Gesù, ti trattano male, prega per loro, di una preghiera, insegnare agli ignoranti, perdonare l'offesa, pregare per quelli che, per i vivi e per i morti, le opere per i defunti, a ogni funerale mi farò una testa così, raccomanderò sempre che bisogna offrire suffragi per i defunti, poi chi viene sempre al funerale dice allora ci hai fatto una testa, dico speriamo, tanto lo faccio ancora, ok? Poi ammonire i peccatori, ammonire i peccatori non è andare a dire uè tu disgraziato convertiti, sei un peccatore. Allora ammonire i peccatori è l'arte delle arti, cioè con grazia, con dolcezza, con amore, a tempo e luogo opportuno e se possibile cercare di far provare delicatamente a far capire a una persona che sta sbagliando come vorremmo che fosse fatto a noi. Questa è la cosa più difficile che esiste al mondo, eh? Cioè accarezzare una persona, io non posso fare perché qui pubblicamente io ho avuto due grandissimi esempi, due fenomeni, poi ve li dico in privato se volete, non li posso dire comunque questa prova in giro pure siamo in diretta, ma io ho avuto due ministri di Dio insuperabili in questa cosa, spettacolare, che me l'hanno veramente insegnato, che tante cose mi hanno detto anche a me senza farmi il minimo male, ma con una tale cioè maestria, cioè condire con talmente tanto amore, con talmente tanta cosa, cioè che alla fine dico io tutto di grazie. Cioè tu quando siamo rimproverati siamo tutti un po' mortificati, no? Ecco, perché però se vedi una persona sbagliare sarebbe importante trovare il modo, però cioè bisogna farlo bene, quella è proprio la misericordia, perché la misericordia è un atto d'amore. Quando nostro Signore ci fa capire qualche peccato che noi facciamo, non è che lo fa perché te vuole tormentare oppure te vuole far sta male. Se ti fa capire che stai a fare una cosa che la fa per bene tuo, perché se tu continui a fare quella cosa ti fai male, capito? Allora cerca in tutti i modi possibili di fartelo capire, ma nella maniera più indolore possibile. È una cosa bella la misericordia. Poi consolare gli afflitti, la persona che sta nel pianto, San Paolo dice piangete con quelli che sono nel pianto, stare vicino alle situazioni di sofferenza. Molte volte non si può fare niente alla situazione di sofferenza, semplicemente stare vicino. Ricordate Papa Francesco, fagli una carezza, la tenerezza, fagli un sorriso, fagli una telefonata, valla a trovare,
Avete visto Papa Francesco ogni tanto che fa? Via al telefono e telechiama il bambino, il tizio Caio. Guardate che quelle cose vanno in giro non perché lui le pubblicizza, ma perché i paparazzi vanno scovando le notizie. No, io tante cose l'ho sapute a passant, non le sa nessuno. O quando fai vedere di misericordia che Pia esce, se ne va all'ospedale, a fare la carezza ai bambini. Cioè, anche tutti quelli là che dicono un sacco di cose addosso, a destra e a sinistra, no? Cioè lui non è che ha fatto le chiacchiere, ha cercato di farlo. Queste sono cose belle, queste sono cose benedette da Dio, eh. E ripeto, vanno in giro perché ci stanno i paparazzi, ma se non lui piglia, esce, chiama un monsignore, se va a accompagnare, va e torna e se ne torna a casa. Non lo fa per farsi bello, per farsi vedere davanti a tutti quanto sono stato bravo, ho fatto l'opera di misericordia. No. Poi c'è consigliare i dubbiosi. Purché non gli facciamo venire gli altri dubbi, oltre a quelli che c'hanno. Quindi per consigliare i dubbiosi, un po' di dubbi noi dobbiamo esserci ritolti, insomma, dalla cosa, no? Consigliare i dubbiosi. Ecco. Le sette opere di misericordia spirituale, le ripassiamo. Insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consigliare, consolare gli afflitti, consigliare i dubbiosi, perdonare le offese, pregare Dio per i morti, poi c'è la più difficile. Sopportare pazientemente le persone moleste, avere pazienza. Perché purtroppo una persona molesta, una persona che è poverina, non è simpatico, cioè pensate a una persona che si trova con tante difficoltà. Le persone che sono moleste, se ti parlassero, io parlo da sacerdote, ti raccontano, ti drizzano i capelli. Cioè le persone che sono cafoncelle, hanno brutte modalità relazionali, sono ispide, sono antipatiche, si relazionano malamente, no? Tu dici, ma che c'è, che c'ha? Se questo ti aprisse, ti satrizzerebbero tutti, ve lo dico io. Io non ce l'ho più i capelli, forse me li sono persi, sentito un sacco di cose. Se ti dica chi ce l'ha, ti satrizzano tutti i capelli. Se ti raccontassero, dici, l'abbracceresti subito. Dice, ma sto poraccio, cioè, è una persona che è stata provata dalla vita. E che gli fai? Non la vuole nessuno. La scansano tutti, la mandano via tutti. Perché è poverina, è effettivamente molesta. Ma non si rende conto, non sa manco che faccio, perché cioè, le nostre modalità disturbate relazionali non è che ci mettiamo. Allora oggi dunque fammi pensare, come faccio ad essere antipatico? Dunque oggi per essere antipatico faccio così, così, così. Non è che uno si mette seduto e se lo fa apposta, capite? E le persone cominciano poi piano piano, piano piano, lentamente, può darsi pure che non cambieranno mai, che non ce la fanno, non riescono a uscire fuori da tutte quante quelle pastoie, ma se qualcuno l'accoglie, anche noi come chiesa che facciamo, capite? Anche nel piccolo. Queste sono cose importanti, queste qua, ragazzi, cioè non facciamo queste cose qui. Che facciamo? Non giudicate, non sarete giudicati. Ce la facciamo a finirlo oggi, poi ci mettiamo a punto, che siamo quasi arrivati. Non giudicare, Gesù dice non giudicare, noi non possiamo giudicare nessuno e nemmeno noi stessi. Noi non possiamo giudicare noi stessi. Se il nostro Signore ci fa la grazia, ecco, uno fa un po' di formazione, sente un po' di catechesi, quelle molto cattive che facevo io quando ero più giovane, sui 10 comandamenti, te la giudica tutti i peccati possibili e immaginabili. Questo l'ho fatto, questo dicevo, ti do la confessione. Benissimo. Prendi coscienza che queste cose le hai fatte, ma noi non possiamo giudicarci. Noi possiamo prendere atto che alcune cose purtroppo le ho fatte, ma chi sei tu per dire quanto ne sei colpevole di quella cosa che hai fatto? Quanto pesa davanti a Dio? Qual è la tua responsabilità morale di quell'azione? Tu sei sicuro che ne sei certo? Io mi ricordo quando studiavo io queste cose, quando studiavo diritto penale, che mi preoccupavo, se io diritto penale ancora non avevo maturato la vocazione, e non è che mi dispiaceva tanto l'idea di fare il magistrato, no? Dico, dice, il reato è colpevole purché l'abbia compiuto con coscienza e volontà. E chi è in grado di, questo è l'elemento soggettivo del reato, e chi è in grado di dire quanta volontarietà c'è in un'azione? Al 100%.
quanto io sono stato spinto dalle cattive abitudini, dalle cattive educazioni, dalle ferite che mi porto dietro. Ci stanno poi i casi estremi, no? Di quando uno sta fuori di testa. Quando uno sta fuori di testa, la responsabilità è completamente annullata. E chi di noi è in grado di fare un giudizio perfetto anche su se stesso? Capite? Per cui il senso di colpa, le persone che si disperano, dice l'ho fatto di tutti i colori, tu confessati e abbi fiducia nella Divina Misericordia, poi lascia a Dio il giudizio, perché può darsi che anche se tu hai fatto delle cose veramente oggettivamente gravi, il tuo grado di responsabilità a Dio è tanto così, e magari hai fatto cose meno gravi come i farisei o come questi qui, capito, che stanno tutto il giorno a parlare di Papa Francesco e poi stanno a parlare tutto, e hanno una grossa responsabilità davanti al Signore perché le fanno occhi aperti. Capite? Noi siamo pessimi giudici, pessimi. Se siamo pessimi giudici di noi stessi, cioè tu puoi dire che conosci bene il tuo cuore, cioè io mi faccio adesso questi sono incontri biblici per andare proprio a fondo, no? Perché non c'è come faccio a dire queste cose durante un'omelia, ma se ne dico uno ne dico più, capite? Cioè, tu conosci bene il tuo cuore, sei in grado di fare un giudizio vero su te stesso? Di la verità, prova a pensarci. Ma no, perché ognuno si sente sempre bene. E come facciamo a farlo sul prossimo, che lo conosciamo ancora di meno? Io vi dico, io stavo fidanzato per tanti anni, vi condivido, no? Quando uno è innamorato, non c'ho paura di fare queste cose, perché l'amore è una cosa bella. Cioè uno vorrebbe entrare dentro il cuore della persona che ama, ma non c'entra dentro. Voi state insieme, questa è una persona che sono da tanti anni, no? Mi auguro che siate innamoratissimi dei vostri cani, però ci sentiamo dentro. Tu sai come pensa dentro la persona che ami? No, come reagisce? Non lo sai. Neanche se c'hai anche la vita intima con la persona, ma non sai com'è dentro, e come fai a giudicarlo? Capite? Cioè Gesù è tassativo, raramente Gesù parla in termini, si dice, apodittici. Vum! Ma dice, non giudicate, significa mai, nessuno e per nessun motivo, non lo devi fare, né te stesso, né il prossimo, né nessuno, mai e per nessun motivo. Quello che possiamo giudicare sono i comportamenti oggettivi, questo è bene e questo è male, ma la persona mai, perché noi non possiamo sapere se uno agisce per ignoranza, se ne è consapevole, se non è consapevole, quanto si rende conto di quello che fa, quante ferite si porta dietro, come influisce l'ambiente, l'educazione che ha avuto, i genitori, che ne sai tu? Ti può chiedere un giudizio a qualcun altro volontariamente su se stessi? Allora uno può dire, posso chiedere a te come mi vedi? Uno, allora, uno, quello che si può dire, quello che si può, quello che si può dire, quello che si può dire, quello che si può dire è ciò che oggettivamente si percepisce di una persona. Sempre con grandissima carità, se la persona lo chiede, io per esempio ogni tanto l'ho chiesto, no? E noi dobbiamo farci attenti, i giudizi non si devono fare, ma quando ci arriva qualche giudizio, noi dobbiamo farci comunque attenti, perché se 5 persone dicono tu sei un superbo, che non si dovrebbe dire, se lo dicono 5 persone, è proprio dell'umiltà dire devo cominciare a pensare che forse un po' superbo ci sono, e quindi lavorare un po' sull'umiltà. D'accordo? Ecco. Però per quanto sta in noi, noi possiamo dire guarda figlio mio, guarda fratello mio, da questo atteggiamento sembra trasparire questo, pensaci. Però attenzione, da questo atteggiamento sembra trasparire, perché forse tu non lo sai, capito? Perché il superbo quasi sempre non sa di esserlo, non pensa di esserlo. Io un confessore, certo, un confessore fa questo in confessionale, a chi glielo permette di fare? Perché poi quando arriva una confessione, tu capisci che c'è una confessione, la persona viene a dire ho fatto, cioè fa una confessione, come dire, cruda, semplice, essenziale, e non cerca altro. Se una persona va a confessarsi per esempio sempre dal sacerdote, è evidentissimo che cerca altro, cioè te lo chiede quasi indirettamente, quindi dice tante cose perché lui gli possa dire una parola, che tu gli dia una luce, che tu la illumini. Certamente con la delicatezza di un sacerdote questo è un compito che si può fare, perché da quello che noi facciamo
noi chiaramente tradiamo quello che siamo, lo facciamo trasparire. Una persona che ha gli occhi esperti, attenti, quindi come dovrebbe essere un prete o un cura d'anime, se ne accorge. Solo che questo va fatto con la delicatezza del più raffinato dei chirurghi, con 400.000 anestesie, d'accordo, come dicevo prima, perché deve essere fatto per il bene, perché la persona quasi sempre non si rende conto. Per questo che Gesù dice non giudicare, non giudicare, non giudicare, non giudicare. Peggio poi, non condannare, quindi non giudicare una persona che non sai con quale intenzione agire. Poi l'adultera, che cos'è la condanna? Vi ricordate l'episodio dell'adultera? L'adultera aveva commesso flagrante adulterio, che mi viene a raccontare? Stava a letto con un altro, l'hanno trovata là dentro, tutti con le pietre in mano. Dice, che vogliamo fare? Mosè ha detto, tu che dici? Gesù si è messo a scrivere col dito per terra. Sapete cosa dicono alcuni interpreti che scrivevano? Si è messo a scrivere i peccati di tutti quelli che stavano intorno. Dice, questa è adultera, bene, bestemmiatore. Poi, tu ti masturbi, scusate sono così esplicite, tu parli male del prossimo, tu odi tuo padre. Bene. Se che c'è uno stato di burrone. Appunto. Tu non è che ne sei tanto estraneo. Adesso, vediamo. Chi di voi è senza peccato, tiri la prima pietra. Cioè, noi possiamo lo spesso condannare oggettivamente alcuni comportamenti. Questo è, cioè, questo è bene e questo è male, noi dobbiamo averlo molto chiaro. Ma attenzione anche al colpevole. Perché tirare le pietre addosso... E manco con la scusa, ma questo l'ha fatta troppo grossa, io così grossi non l'ho fatti. Se stanno gli aneddoti dei padri del deserto, attento che dice così, poi il nostro Signore ti leva le mani dalla testa, come diceva San Filippo Neri, e permette che tu cada in quello forse peggio, per la tua umiltà. E poi perdonate e sarete perdonati. E poi date e vi sarà dato, qui un cuore largo, capite, vedete qui, dice, una buona misura, pigiata, colme e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurata voi in cambio. Dare e darsi. Quanto? Quanto te pare? Sappi che quanto più dai, tanto più il Signore te darà. Quanto più perdoni, tanto più il Signore te perdonerà. Quanto più sei misericordioso. Se noi l'altro giorno mi contatto, dice, io ho paura del purgatorio. Dico, allora, non è il purgatorio. Comincia a fare un autotreno di opere di misericordia. Vai, scatenati, d'accordo? Spirituali e corporali, ovviamente sono spirituali, e poi sono le corporali. È più facile andare a mangiare gli affamati, bere gli assetati, vestire gli ignudi, visitare i carcerati, visitare gli ammalati, ospitare i pellegrini e seppellire i morti. Ok, che sono più facili. Sono. Quindi, attrippate, vai, scatenati, d'accordo? Se ti abboffi di opere di misericordia, non ci fai niente in purgatorio. Posso proprio tranquillo. La carità copre una moltitudine di peccati. Quindi più dai e più il Signore ti darà. Noi ogni volta che diamo, costituiamo, noi mettiamo in croce il nostro Signore, in un certo, non nel senso che lo mettiamo in croce ma malamente quando facciamo i peccati, ma lo mettiamo in croce nel senso che lo costituiamo nostro debitore, perché se io do qualcosa in suo nome, lui è obbligato a darmi il contraccambio, l'ha promesso, con la misura con cui misurate sarà misurato poi in cambio. Se tu hai dato tanto, tu riceverai tanto così. Se tu hai dato poco, riceverai poco dal Signore. Ci fermiamo perché vedete, abbiamo fatto proprio, però qui ragazzi, sono rimasto sulla sedia, però l'anima si è elevata, insomma, perché questo è veramente tanta roba, ragazzi. Quindi ci aggiorniamo al prossimo incontro, perché non abbiamo finito, stiamo ancora al capitolo sesto e c'è l'exploit finale che ce lo riserviamo per la prossima volta, perché se no diventa troppo lungo.